Sì! Bravo! Ehi, dove vai, Lasse? Vieni qui! Lasse! Vieni qui! Guarda quanto è dolce! Perché non dovrebbe piacerle? Aspettiamo e vediamo che dice. Lasse, no, fermi! Cosa stai facendo, Lasse? No! Lasse! Bravissimo, Sam, davvero. E adesso che cosa faccio? Per esempio, prendi uno straccio e pulisci? Che succede qui? Sono inciampato sopra l'asse e mi è caduta la scodella. L'asse? C'è qualcosa che devo sapere? Ieri non c'erano cani qui. Era seduto fuori dalla porta, tremava di paura, qualcuno l'ho abbandonato. E per convincerti a tenerlo ti aveva fatto la Macedonia. Ok, hai avuto un'idea molto carina, lo ammetto. Hai visto che non si è arrabbiata? Come no, io non ne sarei così sicura, Sam. Forza, adesso pulite tutto, ragazzi. Sono stata io a sporcare. Ok, la nuova ragazza alla pari dovrebbe arrivare alle 10:30. Ma prima dobbiamo scoprire di chi è questo cagnolino. No, non dobbiamo, era tutto solo. Adesso sono io il suo padrone. Sì, salve, sono Ben Lund. Ho prenotato una stanza da voi. Può dirmi dove vi trovate di preciso? Sì? Va bene, d'accordo. Grazie, allora a presto. Grazie. Ma perché non rispondi mai al telefono? Ciao, risponde la segreteria di Ben Lund. In questo momento non posso rispondere. Lasciate un messaggio. Vi richiamerò appena possibile. Io non voglio lasciarti nessun messaggio, voglio sapere che succede. La scadenza era ieri, e io non ho niente in mano, niente, nada. Sto arrivando. Ben. Ben! Ciao, Michael. Luisa. So che oggi vieni più tardi, ma mi servono i documenti per l'incontro con gli Adleborg e non riesco a trovarli. Accidenti, li ho io. Luisa, io ho bisogno di quei documenti e ho bisogno di te. Non puoi organizzarti ed essere presente all'incontro di oggi. È l'ultimo giorno di vacanza, Michael. Sto aspettando la ragazza alla pari. Se ti dico che è una questione di vita o di morte, sappi che non è un eufemismo. A che ora puoi arrivare? Mezzogiorno? Le 11, in punto. Va bene. Sì, Lasse, sì. Prendi la palla. Su, vai a prenderla. Ti arrivi, così, bravo. Tina, tesoro mio, in teoria oggi dovrebbe arrivare la ragazza alla pari. Io intanto vado a preparare il pranzo, ok? E se però arriva dopo che sono già andata via, badi tu a Sam, va bene? No, mamma, neanche per sogno. Ho di meglio da fare. Tina, non ti sto chiedendo la luna, ma solo di andare a prendere Sam. E una volta tornati a casa già mi troverete qui. Non mi serve una babysitter e poi lei non la voglio. Sì, come no? Mentre io sono fuori avrai già demolito la casa o l'avrà fatto il cane. O magari tutti e due. Oh. Ehi, ma cosa c'è? È ancora quell'Alex? Non c'è nessun Alex. E comunque non sono affari tuoi. Tina? Se devo avere una babysitter, pronto? Voglio il nonno. Pronto? Luisa? Pronto, nonno Ole, buongiorno, come stai? Senti, per caso avresti un po' di tempo per i tuoi nipoti? Un paio di orette, c'è stata un'emergenza e l'agenzia... Se Stefan fosse lì sarebbe più facile. Sì. Ole, non serve che tu lo ripeta. È ovvio che sarebbe più facile se Stefan fosse qui, ma sono già passati 3 mesi. Allora pensi di avere un po' di tempo? No, purtroppo non posso.
Devo vedermi con un collega più giovane, ha bisogno di un consiglio. Mi dispiace, Luisa. Ok, come non detto. Ciao. Ciao. Lasciala. Ti ho detto di lasciare quella scarpa. Fuori. Tina. Oh, ancora polpette, ma che schifo. Sono il tuo piatto preferito da quando hai 2 anni. E come contorno, purè di patate. Hai il burro? E... sì, certo, ho messo una noce di burro. Mamma, io sono vegana. E da quando, tesoro? E da quando, tesoro? A proposito, papà quando torna a casa? Oddio, sono in ritardo. Penso presto. Lo richiamo oggi pomeriggio. Presto? È da una vita che rispondi presto. Sai cosa credo? Che tu non ne abbia la minima idea. Credevo che la nonna stesse meglio. Allora perché papà è ancora in Argentina? Sì, la nonna sta molto meglio. Ed è per questo motivo che papà può tornare presto in Svezia. Adesso devo proprio andare o arriverò in ritardo. Vai tu a prendere Sam a calcio. E niente, Alex. Mamma, promettilo. Ma io... Tina, io conto su di te, mi raccomando. Sì. Salve. Sono Ben. Ben Lund. Sì, fantastico, Ben. Accomodati. Non mi aspettavo un maschio, ma non fa niente. Benvenuto, Ben. Come? Perché non un maschio? Non preoccuparti. Ho fretta, devo scappare. I ragazzi ti faranno vedere tutto. No, un'altra volta. Questo cane. Sam! Lui è Lasse. Va bene. Ma è da noi solo in visita. Va bene. I ragazzi si chiamano Tina e Sam. Sì, ho capito. Ti va di farmi vedere la mia stanza? Ora ci penseranno i ragazzi. Torno tra un paio d'ore, ok? Perfetto. Ciao. Tina, aspetta un attimo. Ma brucia qualcosa? Sì, lo penso anch'io. Chi se ne occupa ora? Ah, non lo so. Vado all'allenamento di calcio. Ciao, Lasse. Cosa? Sam, dici sul serio? Non puoi almeno... Devo andare, scusa. Ci vediamo più tardi. Ah, eccoti. Ti dispiace farmi vedere la mia stanza? Sì, ok, andiamo. E che si fa col cane? Il cane è compito tuo. Farai un ottimo lavoro. Quindi al cane ci pensi tu? Io me ne sarei occupata volentieri per stare lontana da mia madre. Ma nessuno si preoccupa di cosa vuole un adolescente. Sì, infatti. Per tua informazione funziona così. Ci alziamo alle 6:30 e tu dovrai prepararci la colazione. Da domani si torna a scuola e mentre noi siamo via tu dovrai, che ne so, fare la lavatrice. Tornati a casa, ci prepari il pranzo e poi aiuti Sam con i compiti. A me non hai nulla da insegnare, ne so più di te. Ma di che cosa stai parlando? Sei fuori di testa. Che c'è di tanto strano? Se è troppo stressante sei ancora in tempo per scappare. Ora però devo lasciarti. Ciao!
Finalmente. Luisa, non possiamo far aspettare gli Adleborg. Il ritardo viene visto come un segno di debolezza. Questo gioca a nostro sfavore. Mi dispiace da morire. L'agenzia ci ha messo una vita per mandare una persona. Ma adesso sono qui. Pensi che quello ti farà guadagnare punti agli occhi degli Adleborg? Come? Accidenti. Un momento. Non dire niente. Sono muto. No. Pronto? No. Luisa in questo momento non c'è. No, in realtà non c'è nessuno. Cosa? No, io sono qui di passaggio con i bambini, non c'entro niente. Cosa? Ma perché lui ha... Sì, va bene. Allora vengo, va bene, arrivo subito. L'indirizzo? Eccomi, sono qui. E lei chi è? Si chiama Ben, vive con noi ora. Ben Lund, piacere. E vivo a casa di... Che cosa hai fatto? Non hai visto il palo? Lui e Frederick si sono picchiati. E perché? Ha cominciato lui! All'improvviso Sam si è buttato su Frederick. Lo dica a sua madre. Lui mi ha provocato. E dimmi, in che modo ti ha provocato? Ha detto che mio padre non tornerà mai più e che... quindi a lui non importa come gioco a calcio. Gli hai detto una cosa molto pesante e anche offensiva, lo sai? Come ti è venuta in mente? È stato il mio papà a dirmela. Stammi a sentire. Anche se per caso fosse vero, questi non sono né affari tuoi né tantomeno di tuo padre. Capito? Sì. Va bene, ora torniamo a casa. Ma almeno ti sei fatto valere. Sì, certo. Forza ragazzi, andiamo! La prossima volta evita di parlare a Vandera. E se invece lo faccio? Beh, vorrà dire che Sam ti darà il resto. Guardi che così non va bene. Perché non sei venuto in macchina? Perché non volevo che Lasse la facesse a pezzi. Ciao, Lasse! Contratto rinnovato per altri 5 anni. Sì! Perfetto! Anche se hanno seriamente sospettato che io fossi un bolscevico sovversivo e li volessi imbrogliare. Ma non si può certo piacere a tutti. Essere arrivati in ritardo forse non è stato d'aiuto. Eh già, ma nessuno è perfetto. Non posso lasciare Sam da solo a lungo. A volte strozzerai Stefan con le mie stesse mani, è un vero idiota. Che ne dici? Se ti aiuto per il resto della giornata con i tuoi figli, ma prima ci beviamo un bel bicchiere di vino ghiacciato. Il rinnovo di un contratto va festeggiato a dovere. È un'idea molto allettante. Già. Ma non posso, non ho ancora scambiato 2 parole con la persona dell'agenzia. Non prendertela, recupereremo. Peccato. Vado a giocare con Lasse. Sì. Su, andiamo, forza. Corri, più veloce, Lasse. Harald. Finalmente, Ben. Volevi svignartela senza farmi sapere nulla, eh? Finora ha sempre funzionato per liberarmi di te. Mi vuoi prendere in giro? La scadenza era ieri ed era compito tuo consegnare tutto.
Invece sei scappato come un bambino. Dacci un taglio, Harold. È solo che non ho avuto tempo di apportare le modifiche che volevo. Stai scrivendo? Non forzare le cose, Harold, dai. Lasciami lavorare e andrà tutto per il meglio. No, neanche per sogno. Dobbiamo parlare. Vengo da te. Ma se non sai nemmeno dove sono? Io so tutto, caro mio. Pronto? Salve, sono Ulla. Chiamo per conto dell'agenzia. Siamo spiacenti, ma possiamo mandarle la ragazza alla pari in settimana. La ragazza che avevamo scelto per lei ha cambiato idea ed è rimasta in Germania. Ci dispiace. No, guardi, deve esserci un errore perché avete già mandato una persona. Noi non abbiamo mandato nessuno. Come le ho detto, la ragazza sarà disponibile solo tra un paio di giorni. Ok. La ringrazio. Ciao, mamma. Ciao, Sam. Costruiamo una casa sull'albero. Ma sei bravissimo. Ciao. Bravissimo anche a te, chiunque tu sia. Sono Ben. Ricordi, ci siamo conosciuti un paio d'ore fa? Sì, credevo ti avesse mandato l'agenzia. Ma sono passato da un'agenzia. Ho telefonato e ho prenotato una stanza alla pensione. La pensione Tidaholm? Sì. È 3 case più avanti. Oddio, e chi hai pensato che fossi? Mi pare ovvio, il ragazzo alla pari. E io? Ti sembro un ragazzo alla pari? Certo! No. Però devo ammettere che hai talento. Vero, Sam? Sì. Ehi, e qui cosa hai combinato? No, è solo un graffietto. Ha sbattuto contro il palo della porta. Sì. E ti fa male? No. Ben ha in mente un progetto bellissimo per la casa. È fantastico. Magnifico. Eh sì, sembra anche a me. Allora, fatemi dare un'occhiata. Certo, mi ha aiutato a passare il tempo. Mi dispiace molto per l'equivoco. Però noi due ci siamo divertiti, non è vero, Sam? Sì. Allora, mi raccomando, Sam, ricordati di non dare mai ascolto agli sciocchi. Sì. Va bene, allora io vi saluto e vado alla pensione Tidaholm. È stato un piacere. Ben? Sì? Dov'è Tina? Le avevo detto di andare a prendere Sam a calcio. Non te lo so dire. È andata via poco dopo di te. Non aveva il permesso di farlo? No. Ti dispiace guardare Sam un'altra mezz'ora? Non voglio diventare la nonna più giovane di Lilleholm. Ah, certo. D'accordo, si continua. Ok. Permetti? Tu sai che ha solo 14 anni, vero? Mamma! Niente scuse! Tu vieni a casa con me a fare i compiti! Mamma, ma sono in vacanza! E poi ne ho quasi 15! Muoviti! Sei una rompiscatole! Aspetta un attimo! Tina! Tina, ho detto aspetta un attimo! Va bene, rompo le scatole. Ma questa situazione non è affatto facile, ok? E tu non puoi certo ignorarmi se ti dico di restare a casa, Alex o non Alex. Perché invece non provi a riportare papà a casa? Magari, chissà, riesci a convincerlo. No, ascoltami. Non posso prendere le decisioni al posto suo. In compenso, noi due potremmo iniziare a collaborare. Ti va? Non puoi provare a essere un po' più solidale con me? Io vado alla casa sull'albero. Va bene. Ma fa attenzione. Sì, tranquillo. E lei chi diavolo sarebbe? Ben Lund. E lei? Ole Hansen, il suocero di Luisa. È poliziotto per giunta. Posso chiederle cosa fa in casa di mia nuora? Sì, certo, in realtà è una storia piuttosto complicata. Comunque sono un poliziotto anch'io. Dove? Questura di Stoccolma. Che ne dice di mostrarmi il distintivo? Che ne dice di mostrarmi prima il suo?
vuole? Ciao, sono passato a vedere se volevi qualcosa. Sei consapevole, vero, che hai un estraneo in cucina? Sì, lui è Ben. Si è preso cura della casa. Serve ancora il distintivo? No, lasciamo perdere. Cioè, gli hai detto che sei un poliziotto? O lei è in pensione? Sarò anche in pensione, ma un poliziotto resta sempre un poliziotto. Luisa, scusa, cosa ci fa quest'uomo in casa tua? Stefan lo conosci? Stefan non ha niente a che fare con tutto questo. Ben si è perso, doveva andare alla pensione Tidaholm. Le faccio vedere io la strada, andiamo. Ole, lascia stare, va bene? Ho tutto sotto controllo. Ci vediamo. Ciao, cucciola. Quindi non sei un ragazzo alla pari? No. Dio, come siete ridicoli. Un tè? La menta piperita è ideale per i nervi. Grazie. Ti piace la nostra pseudopensione? Carina, molto accogliente. Tidaholm può offrirti solo una camera. Che cosa vuoi dirmi? La nostra ragazza alla pari arriva la prossima settimana. Fino ad allora potresti alloggiare qui senza pagare se tu... Se io? Buttassi un occhio ai ragazzi. Solo uno? Scegli tu se il destro o il sinistro. Beh, ora che ho vinto questa accogliente pensione, non posso permettermi di dire che la mia camera è squallidina, giusto? Questo è un sì? Sì. Grazie, mamma, il pesce era buonissimo. Sì, lo diceva sempre anche tuo padre. Glielo dovevo fare almeno una volta alla settimana. Senti, devo parlarti di una cosa. Vuoi che ritorni nella mia villa, vero? Hai ragione. Sono qui da tanto tempo. No, è un piacere averti qui, ma... Sai già qual è il mio progetto. Un giorno verrò a vivere con la mia famiglia in questa casa. Al momento questo non succederà, dato che Sibilla ti ha lasciato. Non mi fraintendere, le sono grata. Non sapevo dove altro andare dopo la morte di papà. Di certo non rischiavi di dormire sotto un ponte, mamma. Credimi, io capisco che tu non abbia voglia di vivere da sola in quella casa enorme. E qui sei la benvenuta. Ma? A breve potrebbero esserci dei cambiamenti radicali. Tu hai conosciuto una donna? Che bello! Chi è? Raccontami tutto. Non c'è granché da dire, forse è un po' prematuro. Quindi non la conosci da molto? Sì, dal primo anno di università. Ah. E lei però non ricambia i tuoi sentimenti. Le questioni di cuore non sono facili. Perché dovrebbe ricambiarti oggi se prima non l'ha fatto? Magari per i tuoi soldi, certo. So bene che ormai sei un uomo adulto. Però permetti a tua madre di dirti una cosa. Se fino adesso questa donna non ha ancora mostrato alcun interesse per te, la situazione non cambierà. Mamma, devo andare al lavoro. Ciao, Luisa. Ciao, Ben. Volevo solo sapere se ti serviva qualcosa. Ma è tutto perfetto. Vuoi accomodarti? Ti va un altro tè? Ah, sei molto gentile. Oh, scusami, devo rispondere. Prego. Sì, pronto? Ah, no, non so dirle quando riprenderemo il servizio di catering. No, no, non abbiamo chiuso per sempre. È solo che stiamo lavorando a una nuova idea. Proprio così. Sì, sì, la ricontattiamo appena torniamo in attività. Volentieri, grazie. Mentire non è il mio forte. Però, in compenso, sei molto simpatica. Sì, però a volte sarebbe utile saper mentire meglio di così. Io non so nemmeno quando Stefan tornerà. Stefan? È il padre di Tina e Sam, giusto? Tuo figlio mi ha parlato di lui. Sì. Infatti. Comunque, come mai da queste parti? Vedi, avevo voglia di lavorare in un posto tranquillo.
Che lavoro fai, quindi? È vero che sono un poliziotto, ma mi sono preso del tempo per scrivere. Ieri, in teoria, avrei dovuto consegnare un manoscritto per il quale in realtà ho già incassato un anticipo sostanzioso, ma... Quanto hai scritto finora? Neanche una riga. Mi sono allontanato da Stoccolma per trovare nuove idee, per trovare l'ispirazione. Ecco tutto. Ah, allora può aiutarti Sam, ha idee molto stravaganti. No, no. I libri per bambini sono difficili. Preferirei scrivere qualcosa su una donna come te. Io sono una noia mortale. Non lo leggerebbe nessuno. Io vedo tutt'altro. Già la questione del perché una donna bella come te sia stata lasciata dal marito è un materiale molto emozionante per un romanzo. Temo che tu abbia frainteso. Mio marito non mi ha lasciata. Sua madre ha avuto un incidente in Argentina e Stefan è lì con lei. Abbiamo un altro grande personaggio. Un uomo diviso tra sua madre e sua moglie. Ottimo. Voglio essere la prima a leggere il romanzo. La cosa non piacerà affatto al mio agente, ma... andata. Andata. E ci vediamo dopo, per cena, verso le 8? Certo. O prima, se ti piace cucinare. Perfetto. Era tutto buonissimo. Aiuto, sono pieno, sto per scoppiare. Devi ringraziare Ben, è merito suo. Sai fare tutto? Forza, Sam, è ora di dormire. Corri a lavarti i denti. No. Sì, vado anch'io. Buonanotte, Tina. Tranquilla, lascia stare. Ci penso io. Tu va a mettere Sam a letto. Non dovresti precipitarti a scrivere il tuo romanzo? Lo so già. Una volta tornato davanti al computer mi prenderà la solita ansia e non scriverò una parola. Ma tu e i tuoi figli avete un effetto calmante su di me. Anche noi siamo felici di averti qui. Adesso Sam dorme e tu vai nella tua cuccetta. Lo possiamo tenere? Non credi che ci sia già abbastanza caos? No, non credo. Papà mi avrebbe dato il permesso di tenerlo. È vero che non torna più? No. Tornerà. Ma non so quando. Ora dormi, però. Domani c'è scuola. Tina dice che è colpa tua se papà non torna a casa. Ecco, vedi, quando due persone hanno dei problemi, la colpa è sempre da entrambe le parti. E voi due che problemi avete? Cose da grandi. Non è che non mi vuole più bene. Cosa? Ma certo che ti vuole bene. E anche a Tina. Voi due non avete nessuna colpa. Buonanotte. Notte. Notte, Lasse. Ah, grazie. Prego. Buonanotte. Buonanotte. Sogni d'oro. Anche a te. Chiudo qui.
Buongiorno. Buongiorno. Allora, dormito bene? A te cosa sembra? Che voi scrittori siete molto stressati. Sì. Vuoi un sorso di caffè? No, grazie, molto gentile. Vado a fare la doccia. Sì. Comunque puoi fare colazione con i bambini. Mi dispiace, ma devo proprio scappare. Ci vediamo più tardi. Va bene. Qualcuno sente la tua mancanza a Stoccolma? Sì, forse il mio capo, direi. Ah, felicemente single, eh? Sì, per così dire. Entriamo. Come va con la nuova ragazza alla pari? Sembra tutto bene. È un maschio, non starà a lungo. Un maschio? Molto interessante. Mi sono dimenticato di dirti che l'incontro di oggi è stato spostato. Ah? Allora perché siamo qui? È una sorpresa. Beh, ho pensato che un picnic ti avrebbe fatto senz'altro bene. Salute. Sai cosa mi farebbe bene? 3 giorni di fila di sonno. Ah, sì, me lo posso immaginare. Secondo me Stefan non vuole più tornare. E chi lo capisce? A te ha detto qualcosa? In fondo sei il suo migliore amico. Sì, lo sento spesso, ma parliamo solo del più e del meno. Luisa, tu dovresti accettare il fatto che Stefan non cambierà mai. È come se non fosse mai cresciuto. Come faccio ad accettarlo? Abbiamo un'attività e una famiglia insieme. Luisa, io non voglio trarre conclusioni affrettate, ma tra voi... le cose non vanno già da tempo o sbaglio? Siamo sposati, è solo un momento di crisi, sì. Ci si può lavorare. Devo lasciargli il suo spazio. E una volta tornato a casa troveremo una soluzione. Pronto? Ah, il mio scrittore preferito. Allora, ti senti meglio? No. Dimmi almeno che hai iniziato a scrivere. Sì. Ho iniziato, ma se mi lasci in pace... No, non posso. Più tardi vengo da te. No, Harald. Lascia stare, non mi puoi aiutare. Non mi sottovalutare, Ben. Ho strappato altre 2 settimane alla casa editrice, ma poi devi consegnare, capito? Sì, non preoccuparti. Ciao. Allora? Ehi, sembri piuttosto giù di corda. Tutto ok? Non ce la faccio. Ho il blocco dello scrittore. Sono un imbroglione. Ma che dici? Quando hai fatto l'ultima pausa? Poco fa a colazione. So che cosa ti ci vuole. Andiamo, abbiamo mezz'ora prima che tornino i ragazzi. Cioè? Vieni con me. Ma dove? A rilassarci. Lilleholm style. Va bene. In realtà ero io che dovevo far rilassare te, non il contrario.
Neanche per sogno. In fondo sono un gentiluomo. Beh, sì, a quanto pare sì. Che c'è? Perché mi guardi così? Semplice, perché sono sempre più convinto che saresti una splendida eroina di romanzi sentimentali. Sai che l'idea comincia a piacermi? Ah, sì? Ma poi avresti un sacco di amanti. Luisa? 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 Ciao, figliolo. Penso che sia ora di tornare a prenderti cura di tua moglie e dei tuoi figli. Sei via da troppo tempo. Richiamami appena senti il messaggio. Guarda chi si vede. Ciao, Ole. Ciao, Ole. Ciao. Come va la vita da pensionati, eh? No, diciamo che va. È bello il nuovo ufficio. Ma non sono qui per questo. E allora perché? Sono qui perché avrei bisogno di alcune informazioni. Uh-huh. Il ragazzo si chiama Ben Lund, ecco la targa. Ben Lund? E chi sarebbe? Ne è arrivato da poco, pare che sia un poliziotto. Vive nella dépendance di Luisa. Voglio solo saperne di più sul tizio che frequenta i miei nipoti, non ci vedo nulla di male, no? Sì. Stefan, tu devi parlare con Luisa. Eccola, è arrivata, aspetta. Te la passo, ok? Cosa? Stefan? Non può essere. Ha riattaccato. Adesso lo richiamo. Ti ha detto quando torna? Ha messo la segreteria. Incredibile. Che faccia tosta. Sei stato al castello di Treborg? La caldaia è rotta e gli inquilini sono stufi di continuare a fare la doccia gelata. E voglio passare alla Gut Immersion. Sono giorni che il giardiniere non innaffia. Adesso faccio subito una telefonata. Sapevo fin dall'inizio che Stefan non era il tipo giusto per te. Ma tu avevi già deciso e io ho sempre sperato che tra voi funzionasse. E infatti è stato così. Più o meno. Fino a 3 mesi fa. Devo smettere di illudermi. Sarebbe un primo passo, sì. E il secondo? Guardarti intorno, per esempio. Luisa, che cosa farai se Stefan non tornerà mai più? Non puoi certo gestire il catering senza di lui. Sono solo delle difficoltà momentanee. Però... una volta tornata in sesto, cercherò un cuoco che voglia salire a bordo. Il catering è già ben avviato. Sì, ma non siete molto lontani dall'avere il conto in rosso. Non puoi rischiare. Certo. Hai ragione. Ma io ho investito tanta energia in questa attività, quindi non voglio rinunciare solo perché Stefan non c'è più. Ehi, che cosa ne dici di vedere questa opportunità come un nuovo inizio? Siamo una bella squadra noi due. Grazie di cuore per avermi dato questo lavoro. Io per te ci sarò sempre, lo sai. Come sei dolce. Ma vedi, sono ancora molto spaesata. Non ho idea di come evolveranno le cose. Puzza di bruciato. Lo so. Ho fame. Intanto mangia una mela, ora ordino la pizza. Io non mangio la pizza. Che buona la pizza. Papà la prende sempre con il tonno. Papà ora pensa a ballare il tango invece che a noi. Sei una vipera. Oh. Guarda che vostro padre pensa sempre a voi. A volte faresti meglio a chiudere il becco. Io parlo quanto mi pare. E tu prenditela con la mamma, Sam. Perché? Come perché? Perché è stata lei a cacciarlo. Tina, ora basta, smettila di dire queste sciocchezze. È vero. Guarda che lo sanno tutti che accanto a te a papà mancava l'aria. Nessuno crede più alla storia che è via da mesi per stare con la nonna. Tu sei cattiva! No, fermo! Del resto, io non metterei mai al mondo 2 figli per poi sentirmi così stressata. Come, scusa? Tina! Così non va bene, signorina. Sei abbastanza grande per renderti conto che il mondo non è semplice come sembra e che tuo padre non è sempre quello buono e io quella cattiva. Hai fatto il possibile per riportarlo a casa.
Oppure sei stata troppo occupata a lavorare per Michael e a fare gli occhi dolci a Ben? Dimmi un po', ma che cosa ti ho fatto per meritarmi tutte queste inutili cattiverie? Che domande! Certo che ho cercato di convincere tuo padre a tornare a casa! Hai qualcosa in mente? Dovrei andare a Buenos Aires? Dovrei trascinarlo per i capelli su un aereo? Non sarebbe male. Pronto? No, la barca è di Stefan, io non so nulla. Cosa? Ci mancava. Va bene, arrivo. Papà ha dimenticato di pagare la tassa di ormeggio della barca. Che bella notizia. Vieni, Lasse, andiamo a giocare fuori. Tutto bene? Sì, devo andare via. Ti serve una mano? Già mi aiuti tantissimo. Mi dispiace. Sei venuto in campagna per scrivere in pace e ti sei trovato travolto dalla mia famiglia incasinata. Sì, diciamo che per un single di Stoccolma questo è l'inferno. Sta attento a come parli, o il prossimo falò di Sam sarà proprio nella tua dependance. E poi dove vado a dormire? Chiamo mio suocero e ti faccio portare via in manette. Oh, in manette? Vado a risolvere la faccenda della barca. Va bene, io vado a fare un falò con Sam. Non ti azzardare. Ciao. Dai, Lasse, vieni qui. Papà, sì, ho capito che sei dovuto partire. Ma non puoi continuare a lasciarci soli con lei. Ci trascura. Sam la fa di nuovo a letto. E i miei voti stanno peggiorando. Anche in matematica vado male. Ho preso un'insufficienza. Papà, tu hai una responsabilità nei nostri confronti. Sì, cucciola, tornerò appena possibile. Mi mancate tanto. Vi voglio bene, ok? Sono bravo in matematica. Se vuoi posso darti una mano io. Hai origliato la telefonata. Non l'ho fatto apposta. Credi davvero che vostra madre vi stia trascurando? Cosa te ne importa? Mica sei un parente. Hai ragione, ma il fatto è che vedo tutti gli sforzi e i sacrifici che fa tua madre per la vostra famiglia. Papà ripete sempre quanto gli manchiamo. E allora che cos'è che gli impedisce di tornare? L'unica ragione è la mamma. No, io non credo. Lo sai, ci sono momenti nella vita in cui bisogna prendere decisioni difficili e capire cosa si vuole veramente. Vuoi dire che non sa se vuole tornare da noi? Io non conosco tuo padre, ma so che una volta risolti i suoi problemi, tornerà di sicuro. Amici? Forse. Grazie, Ole. Avevi dimenticato di pagare la tassa di ormeggio? Guarda, che da quando Stefan è in Argentina sto risolvendo tutti i suoi casini. Io so che sta cercando di regolare tutti i conti dall'estero. Tra l'altro, sto tenendo sotto controllo il tuo caro signor Lund. Ho visto che la sua macchina è ancora nel parcheggio di casa. Che ci fa qui? Ole, ti fai troppi problemi. Se me li faccio è perché ci sono. Ciao, Ben. Ciao. Non ci crederai mai. Tua figlia mi ha concesso ben 2 ore di libertà. Come ci sei riuscito? Si rifiuta categoricamente di prendersi cura di Sam. Le ho dovuto promettere che ti avrei convinta a farla uscire con Alex sabato. Mi spiace, ma sono contraria. Ok, magari poi ne riparliamo. Bisogna capirla, è una situazione che ovviamente la fa soffrire. Forse...
Sì, forse ha tutto il diritto di essere scorbutica con me. Dopotutto ho convinto io Stefan ad accettare di lavorare nel catering come cuoco e può essere che gli sia mancata l'aria. Mi dispiace stare qui a lamentarmi. Non voglio approfittarne e usarti come muro del pianto. Usami come muro del pianto, se può aiutarti. Nel romanzo in realtà avevo in mente qualcos'altro per il mio personaggio, però... Ad esempio il Cavaliere Bianco, che libera l'infelice fanciulla dalla torre del Cavaliere Nero? Sì, beh, a dire il vero pensavo più a una storia contemporanea, però la trama è simile. E qual è il tuo lieto fine? Lei che vive con entrambi i cavalieri? Solo con il Cavaliere Bianco. Alla fine il bene trionfa sempre. Bella favola. Adesso vado a casa. Sapere Tina e Sam da soli mi rende piuttosto nervosa. Vuoi un passaggio, Ben? No, corro. Faccio prima di te. Che spaccone! Ehi, c'è nessuno in casa? Eccomi. E Sam dov'è? Legato e imbavagliato. Rilassati, mamma, sta giocando a calcio. Cos'è successo al dondolo? Sam voleva vedere quanto riusciva ad arrivare in alto. E poi? Come sta? Non ne ho idea, ma respira ancora. Aspetta, ti aiuto. Su internet non ho trovato romanzi scritti da Ben Lund. Infatti non ci sono. Hai letto 4 anni e un giorno? Sì. Bel libro, lo devo ancora finire. È triste. Un grande amore è andato in frantumi. Proprio così. Sì. Cosa? Dai! No! L'hai scritto tu? Io. Tu sei Milla Bergström? Sì. E perché ti sei nascosto dietro un nome di donna? Ah, io non c'entro, è stata una scelta editoriale. Per loro un poliziotto che mette nero su bianco le sue pene d'amore non è una grande trovata di marketing. In pratica è una storia vera. Eh sì, parola per parola. Scrivere il libro mi ha aiutato a non impazzire, però. Caspita. Non ti facevo capace di una tale profondità d'animo. Nemmeno io. E da quanto tempo sei un single convinto? Da quando avevo giurato di non innamorarmi più. E poi cos'è successo? Questo. Non so se è una cosa giusta. Sei davvero un uomo pieno di sorprese, Milla Bergström. Aspettami.
Ciao. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ma non hai freddo? No, si sta bene. Fai colazione? Sì, certo. Che succede qui? Cos'è? Niente. Ben ha fatto il bagno. Ciao. Senti, che cosa mi dici dell'uscita con Alex? Posso andare? No. Però potresti portarlo a casa una volta, così lo conosco. No, scordatelo, sei proprio pessima. Sono proprio pessima. Io vado. A dopo. Harald, che gioia vederti. Che bella casa, posso entrare? No. So che preferiresti evitarmi, ma scappare è alquanto infantile, non credi? Come hai fatto a trovarmi? Oh, non è stato difficile. Lille Holm è piccola e uno straniero alto 2 metri fa notizia. Beh, hai fatto un viaggio a vuoto. Starmi addosso tutti i giorni non mi fa venire in mente nuove idee. Niente, nada de nada, rien. Guarda che non sei simpatico. Tutto questo non ha senso. Se sei venuto per manipolarmi, continuerò a scappare e a nascondermi. Smettila di gettarmi fumo negli occhi. A che punto sei? Quanto hai scritto? Tu non hai rispettato la data di consegna, mio caro. Possono chiedere il rimborso dell'anticipo e rescindere il contratto. Pagherò la penale di tasca mia. Ma non è questo il punto. I lettori hanno fame di un nuovo romanzo di Milla Bergström, lo capisci o no? Allora continueranno ad avere fame, perché ciò che ho scritto finora è più nelle corde di Ben Lund che in quelle di Milla Bergström. A nessuno interesserebbe un romanzo di Ben Lund. Forse soltanto ai tuoi colleghi. Allora è inutile continuare a parlarne. Milla Bergström è solo uno pseudonimo. Sì, e allora? Se non trovi una soluzione, sarò costretto a ingaggiare qualcun altro. Come vuoi, fallo pure. Non hai idea di quanto potremmo guadagnare con questo nuovo romanzo? Dopo il successo del primo, ho rinegoziato, ascoltami Ben! Potresti diventare... Harald! Ho realizzato che non voglio essere Milla Bergström, voglio essere solo ed esclusivamente Ben Lund. Ma sei impazzito? Mettilo per iscritto. Contaci. Tutto ok? Sì. Penso di sì. Hai impegni dopo il lavoro? Perché avrei un'idea. Allora, ci facciamo un drink? Perdonami, ma devo chiederti di rimandare perché oggi non posso. Devi trovare una nuova ragazza alla pari? No, la ragazza alla pari viene la prossima settimana. Ho ancora un ospite. Ben. Si prende cura dei ragazzi. Un ospite? Sì. Gentile da parte sua. Sì. E oggi vorrebbe farmi... Anzi, vorrebbe farci una sorpresa. Non sei arrabbiato, vero? A domani. Sì. A domani. Sono squisiti. Come sapevi che adoro i gamberi? Ho interrogato tuo figlio per ore per farmi confessare i tuoi segreti più intimi. Tattiche da poliziotto con un bambino. Ne è valsa la pena? Ti tengo in pugno. Sei contento di essere un poliziotto? Una volta lo ero, ma dopo il successo che ha avuto il romanzo... La mia visione delle cose è cambiata. Non sono più sicuro di niente. E pensa che ho anche deciso di licenziare Milla Bergström. Che strano, mi sento molto sollevato. E ora non sai se sei un poliziotto o uno scrittore? O una scrittrice. Ah, difficile decisione. E che cosa vuoi fare? Ah, non lo so. Se l'editore mi accetta solo come Milla Bergström, dovrò continuare a dare la caccia ai criminali. Che non è poi così male.
Almeno posso sentirmi al sicuro. Ehi! Ben, penso che abbia boccato! Eccomi, arrivo! Forza, tira! Oh, com'è grande! È enorme! E che cosa ne facciamo? Lo ributtiamo in acqua, lo lasciamo libero. Papà non ci crederà che ho preso un pesce enorme. Ehi, Tina, non mangiare tutta la torta! Tina! Ridammi subito la torta! Mamma, Tina ha preso la mia torta! Ho detto ridammi la torta! Ti consiglio di ridargli subito la torta! Tina! Ti aiuto io. Forza, dallo a me. Ecco fatto. Tienilo un secondo. Sì. Caro Harald, con la presente rinuncio al mio pseudonimo Milla Bergstrom e acconsento a farlo usare da altri. La clausola di segretezza secondo cui non posso rivelare di aver scritto io il libro 4 anni e 1 giorno resta valida. Firmato Ben Lund. Milla Bergstrom. È proprio un bel nome. No, sta buono. Sei tu? Sì, ciao Luisa. Oggi è una bella giornata, vero? Sì. Tutto ok? Sì, certo, tutto ok. Volevo solo vedere come vanno le cose. Ora però devo scappare. Ciao, ti saluto. Ciao Ben. Ho ricevuto una chiamata, un'emergenza. Ci vediamo più tardi. Saluta i bambini. Cosa cerchi? L'anello che era in una scatolina bianca. Perché ti serve un anello? Hai visto o no questa scatolina bianca? Quando fai le pulizie non riesco a trovare niente. In qualità di madre, secondo te, non ho il diritto di sapere perché hai perso la testa? Mamma. Ok, come vuoi. Si tratta di Luisa. Chi? La moglie di Stefan? No, non puoi dire sul serio. Quindi alla fine hanno divorziato. No, però... Michael, tu hai deciso di fare una proposta di matrimonio a una donna sposata. Ma mi stai prendendo in giro, forse? Ma mamma, il loro matrimonio esiste solo sulla carta. Posso averlo? Sei destinato all'infelicità. Salve Ole. Mi ha mandato un messaggio, mi ha chiesto di vederci qui. Che è successo? Sono felice che sia venuto Ben. Ragazzi, lui è Ben Lund, un collega del Dipartimento di Polizia di Stoccolma. Loro sono i miei colleghi Steg, Klaas e Enner. Salve. Stavo raccontando a questi 3 mascalzoncelli la storia di un poliziotto che nel tempo libero ha deciso di scrivere romanzi spacciandosi per una donna. O addirittura il sospetto che si trucchi e indossi la gonna e le scarpe con i tacchi a spillo per entrare ancora più in empatia con l'universo femminile. Secondo me non ci sta con la testa. Se si scoprisse sarebbe spacciato. Nessuno lo prenderebbe più sul serio. Posso dirle 2 paroline a 4 occhi? Sì, certo. Ci vediamo, ragazzi. Oggi pomeriggio faccio di nuovo un salto. D'accordo. Salve. Che intenzioni ha? Vuole minacciarmi di rivelare ai miei colleghi l'identità di Milla Bergstrom? Mi ascolti, Ben. Io sono un padre di famiglia. La famiglia è importante. In quanto single, forse non può capire, ma... per me la famiglia... è fondamentale. E in me lei vede un pericolo? Ah, Luisa non gliel'ha detto. Ma forse ancora non lo sa.
Stefan torna a casa. Domani. No, sono quasi certo che Luisa non sappia questa novità. Comunque è così. Se io fossi al suo posto, mi sentirei totalmente fuori luogo in questa situazione, non è d'accordo? Se una famiglia è in procinto di riunirsi, sarebbe meglio levare le tende. Cosa ne pensa? Oh, ecco che arriva Luisa. Ciao. Ciao. Stefan torna domani. Ne eri a conoscenza? Non lo so, forse non è riuscito a rintracciarti. O vuole farvi una sorpresa? Sì, forse. Lui adora le sorprese. Andiamo a fare la spesa? Certo. Ok, io invece vado a vedere come stanno i bambini. Ole? Sì? Non una parola su Stefan. Lo voglio dire io ai ragazzi. È assurdo. Lo sai, in questi mesi ho sempre desiderato che Stefan tornasse. Per i ragazzi e per il lavoro e forse sì, forse anche per me. E poi cos'è cambiato? 2 anni fa conobbe un'insegnante argentina di aerobica. Da quel momento tra noi non ha più funzionato. Pensi che la sua relazione continui? Non lo so. Forse la storia che è andato lì per stare con sua madre è vera. So solo che non sarà mai più la stessa cosa. Però non voglio essere io a distruggere il matrimonio. Mi capisci? Se questa volta non mi ha tradito, non posso chiudergli la porta in faccia. Conosco poche persone che reagirebbero così bene. Ora devo solo scoprire se è tornato a casa per dedicarsi a noi completamente. Quindi dovrò tornare a Stoccolma, alla mia felice vita da singolo. Sì. Sarebbe meglio di sì. Che c'è? Da lì sopra riesci a vedere se ho rotto qualcosa? Sammy, guarda da solo. Ma da qui non si vede niente. Ciao, Sammy. Ciao, nonno. La palla è finita laggiù. Mi aiuti a cercarla? Lo facciamo più tardi. Prima devo dirvi una cosa importante. Dov'è Tina? È in camera sua, con Alex. Ma questo mamma non lo deve sapere. Ciao, Tina. Ciao, nonno. Tutto bene? Ho una grande sorpresa per voi. Sammy, vieni. Vostro padre torna a casa. Sì! È già sul volo di ritorno. Grazie, nonno. E vai! Grandioso. Oh... Mi dispiace. So che te l'avevo promesso, però non sono riuscito a trattenermi e ho dato la buona notizia ai bambini. Grazie, Ole. Ora mi sento una stupida, ma a te non interessa. Mamma, ma perché non ci hai detto che papà torna a casa? Anche io l'ho appena scoperto. Non è super mega fantastico? Sì, certo che lo è. Ok, io vi lascio soli. Non ho voglia di tornare a Stoccolma? Perché dovrei? Sam, ti alzi, mi aiuti per favore. Sì. I ragazzi sono felici, questo è sicuro. Sì, e anche tu dovresti. Stefan è un uomo meraviglioso ed è un ottimo padre. Che però ha abbandonato la sua famiglia per ben 3 mesi e ha lasciato me in un mare di debiti senza mai precisare se e quando sarebbe tornato a casa. Un uomo meraviglioso e un ottimo padre, sì. Ti chiedo solo una cosa. Dagli un'altra chance.
Volevo dirti addio. Quando parti? Domani mattina. Sento già la tua mancanza. Ciao. Ciao, Michael, ma non dovevamo vederci a mezzogiorno? La festa è per Stefan? Sì, ha detto a Ole che sarebbe tornato. Non ti ha chiamato, vero? No. Ti fermi a fare colazione? Luisa, vuoi sposarmi? Ma io sono già sposata. Stefan non ti ama. Non ti ama da tempo ormai. Ti lascerà di nuovo. A te serve qualcuno che stia sempre con te. Buongiorno. Michael, che cosa fai per terra? Questo non è il momento opportuno. Ti amo da quando ci conosciamo. Eh? Voglio che tu sia felice e lui non ti rende felice. Alzati, Michael, per favore. Indovinate chi è tornato? Papà! Ehi! Oh, così non respiro però. Ciao, Luisa. Mi dispiace di non averti chiamata. Era una sorpresa. Sorpresa riuscita. Michael, ciao. Ciao, Stefan. Allora? Sei stupito? Sì, abbastanza. E che cosa è successo? Forse ti stavi annoiando in Argentina? E tu? Che ci fai qui? Non dirmi che hai traslocato? No, che sciocchezze. Stavo giusto andando via. Ci vediamo all'incontro di mezzogiorno? Sì, certo. Ciao. Vado. Che genere di incontro avete? Cosa ci faceva qui a quest'ora? Papà! Ciao, campione! Allora, lui chi è? È dolcissimo. Lui è Lasse, è il mio cane. Visto mamma, papà non ha detto niente. Sì, ne ero sicura. Allora, come sta andando a calcio? Super! Ieri ho anche segnato 3 gol. Che bravo! Vieni all'allenamento. Certo, voglio vedere il mio campione. Grazie, papà, è bellissimo. Ne ho sempre voluto uno così, grazie mille. Sapevo che sarebbe stato perfetto. Hai il colore dei tuoi occhi. Sarai bellissima con questo. Hai avuto un sacco di tempo per sceglierlo. Mamma, se tu non lo vuoi, allora lo prendo io. Secondo me è stupendo. Dimmi, Sam, chi ti ha aiutato a costruire la casa sull'albero? La mamma? No, è stato Ben. Ah, chi è questo Ben?
È stato nostro ospite per un po'. Ma ora non c'è. Ci sei tu. Allora non devo preoccuparmi se non ho un regalo per Ben. Devo dirvi una cosa. Ho commesso un errore terribilmente stupido, di cui mi pento amaramente. Ma spero che possiate perdonarmi e dimenticare questi mesi il più presto possibile. Sì, sarà meglio per tutti. Vero, mamma? Vuoi andare più veloce? Sì, che bello! Cambiamo giro. Andiamo più veloce! Per Luisa, il nostro incontro è stato come un sogno da cui non avrei mai voluto svegliarmi e che è finito troppo in fretta. Continuerò a sognare nel mio cuore. Tuo Ben, alias Milla Bergström. Adesso state attenti perché si vola ancora più in alto. Eccoci! Basta, non ce la faccio più. Chiamatemi appena avete finito, mi raccomando. Certo. Luisa, sei sicura che riavviare l'attività di catering con Stefan sia la decisione giusta? Sì, assolutamente. Sei un amico fantastico, Michael. Non sprecare i tuoi sentimenti con me. Grazie davvero, di tutto. Dovere. Spero che non ti ferisca di nuovo. Non preoccuparti, basta che i miei figli siano felici. Restiamo amici, non è vero? Promesso? Sì, te lo prometto. Ehi, 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 ehi. Ecco il figlio il prodigo. Il tuo agente ti ha portato un po' di rifornimenti. Pensavo che la nostra collaborazione fosse finita. Devo assolutamente chiederti scusa. Io sono stato un idiota. Erano tali e tante le aspettative per il nuovo romanzo di Milla Bergström che non ho tenuto conto dei tuoi desideri. E dimmi, che cosa hai in mente? Un romanzo di Bellone? Sono tornato in polizia. Ma il tuo nuovo libro? Dai, raccontami di che cosa parla. Top Secret. Ha a che fare con la tua fuga in campagna, vero? Ah, non importa. Voglio continuare a essere il tuo agente e voglio fare di tutto affinché il tuo prossimo lavoro, firmato col tuo nome, diventi un altro bestseller. Andata. Sì! Oh, scusami! Adesso devo scappare. Ciao, ciao! Ciao, mamma. Ah, Michael. Devo dirti una cosa. Vuoi un po' di tè? No, grazie. Devi farmi un favore. Luisa ha accettato la proposta e io dovrò badare a quei due mocciosi mentre voi siete in luna di miele? Magari, ma purtroppo no. In realtà ha rifiutato e si è licenziata. Stefan è tornato. Grazie al cielo. So che ti stai godendo un meritato riposo, però puoi farmi la cortesia di mandare avanti il mio lavoro finché non torno? Perché? Dove vai? Voglio fare un lungo viaggio, mamma. Asia, Nuova Zelanda, Australia, non lo so. Magari innamorarmi di un aborigena e rimanere lì. Non ti azzardare. Sei terribilmente soffocante, mamma, te l'ho mai detto. Sono orgogliosa di te, Michael. Parti per il tuo viaggio. Ci penso io e accetterò senza battere ciglio chiunque porterai a casa. Tina mi ha chiesto se poteva uscire con Alex. Ora ha messo il muso. Almeno per una volta non sono io la cattiva. Comunque ho accettato alcuni eventi. Da domani si ricomincia. Sabato abbiamo un banchetto con 70 persone. Temevo che ci avrebbero dimenticati dopo la pausa. Ma sembra di no. Grande, ci sto.
Volevo dirti che ti sono infinitamente grato per avermi accolto di nuovo senza colpevolizzarmi. Ora mi dici perché sei stato via così tanto tempo? I ricordi della mia infanzia in Argentina non mi hanno mai abbandonato. Avevo nostalgia della mia vita precedente. Volevo solo provare a vedere se questa nostalgia era più forte del desiderio di stare con voi. Per quale motivo non me ne hai parlato? Adesso so che è qui che voglio vivere. Non me ne andrò mai più. E la nostalgia? Vado a dormire. Mi hai fatto il letto nella stanza degli ospiti? Il fatto è che non mi sento tanto desiderata, mi dispiace. Sì? Spero di non disturbarti. Non ti ho svegliata, vero? No, sta tranquillo. Grazie per la dedica nel libro. Vedi, è tutto più facile se sparisco dalla tua vita. Più facile? Ah, non sei un combattente, eh? Purtroppo io non sono il tipo che aspetta in disparte per essere usato a piacimento. Nessuno te l'ha chiesto. Come vanno le cose? Tornato tutto alla normalità? Mi manchi tanto. Perché? Hai di nuovo la tua famiglia riunita? Sì. Bene, allora. Ti saluto. Buonanotte. Buonanotte. Starò via per un paio d'ore, poi andiamo insieme al mercato. Nel frattempo, pensa al menù per il banchetto. Luisa. Pronto? Beatrice, da dove chiami? Cosa? Ma perché? Sei impazzita, io cosa dovrei fare? Va bene, sto arrivando. Vediamoci al baretto sul molo, lì staremo tranquilli. Ci metterò una mezz'ora. Ok. Ti amo, Beatrice. Ma non posso abbandonare la mia famiglia. A Buenos Aires stavo male perché mi mancavano troppo i miei figli. Ma ti penso continuamente. E questa chi è? Che cosa stai facendo? Lei è mia figlia. Hola. E lei è Beatrice. Credevo che fosse colpa della mamma, che avessi bisogno di stare solo. Eri con questa donna a Buenos Aires. È per lei che ci hai lasciati soli per tutti questi mesi. Sì. Però adesso sono tornato. Puoi anche ripartire per Buenos Aires. Tina, aspetta un minuto. Tina. Lasciami in pace. Ascolta, ti prego. Che c'è? So che questa storia ti ha terribilmente confusa. La mamma lo sa? No, non ho mai trovato il momento giusto. Devi parlare con lei e non mentirci mai più. Tesoro.
Ciao. Stavo venendo da te. Per combattere, spero. Forse. Aspettami lì. Vale la pena combattere per una donna con due figli a carico e un matrimonio incasinato? Sei disposto a rinunciare alla tua felice vita da single? Amo la mia vita da single, non lo nego. Ma amo... amo te ancora di più. Che mi dici di Stefan? Con Stefano ho due figli e un'attività. Ma non lo amo più e lui non ama più me. Volevo solo che tu lo sapessi. Adesso devo scappare. Sai dove trovarmi? Sì. No, adesso non posso parlare. Non ne ho idea, forse è più tardi. Alex, non lo so. Ah, bene, vieni, mi serve la macchina. I Person hanno bisogno urgentemente di un cuoco perché loro è a letto con la febbre. Va bene. Ma prima voglio dire una cosa a te e ai ragazzi. Ok, anche io devo parlarvi. D'accordo, prima tu. No, prima tu. Sam, Tina, venite, papà vuole dirci una cosa. Devo attaccare, ti richiamo io. Mamma, guarda cosa ha insegnato all'asse. Sì, dopo Sam, va bene? Tina, vieni anche tu, per favore. Tesoro, va tutto bene? Voglio farla finita con tutti questi segreti. In Argentina mi sono innamorato di una donna, si chiama Beatrice. Ho chiuso la nostra storia e sono tornato da voi. Ma Beatrice mi ha raggiunto e così mi sono reso conto che la amo moltissimo. Proprio come amo voi. E vostra madre non ha colpe. Questo significa che ci trasferiamo in Argentina. Forte! Questa Beatrice è qui, fenomeno. Perché non ce lo hai detto prima, Stefan? Perché non ne ho avuto il coraggio. Voglio che restiamo una famiglia unita. E desidero che voi diate una possibilità a Beatrice. Lei resterà qui e vuole fare parte della vostra vita. È bella? Sì, Sam, è bellissima. Io non le do la mia stanza. Certo che no. Ok. Sono felice che tu abbia smesso di mentire una volta per tutte. Puoi presentarci tranquillamente la tua Beatrice. Anch'io voglio che restiamo una famiglia. Però dovremo ingrandire la dependance. Questa Beatrice occupa così tanto spazio. No. Per Ben. Cosa? Ben torna qui! Sì, anch'io mi sono innamorata. Di un poliziotto che scrive romanzi rosa. I ragazzi già lo conoscono e avrai modo di conoscerlo anche tu. Bene, non sarà male avere un poliziotto in famiglia. Ciao, Ben! Ciao, Sam. Allora? Papà, lui è Ben. Piacere, Stefan. Io sono Ben. Vi saluto, devo scappare. Ciao, Ben. La mamma ha detto che torni a stare qui da noi. Sul serio? E poi devo lasciarla in pace di nuovo? No. Papà ha una compagna, quindi anche la mamma può baciare un altro. E l'altro posso essere io? Sì, va bene. Buon divertimento. Io vado da Alex. Quindi, se ho capito bene, ora posso baciarti ufficialmente, è così? Sì, tutte le volte che vuoi.